Buongiorno cari amici e cari amiche di Salvo 5.0. Era da tanti mesi che desideravo fare un video tutorial sullo studio di Salvo 5.0 e riguardo tutto quello che c'è intorno. Finalmente, essendo arrivati a un punto fermo di ottimizzazione audio, ma di questo parleremo più avanti, ho chiesto a Franco Russo, che sta facendo anche da cameraman oggi, di aiutarmi appunto a fare questo video che spero possa essere di vostro gradimento. Vorremmo parlarvi dello studio, mostrandovi la parte strutturale, diciamo così, tutte le parti relative, insonorizzazione, eccetera, poi la parte delle attrezzature, luci, telecamere, poi la parte audio e infine la parte relativa all'energia. E nella parte energetica, che sarà appunto alla fine, parleremo dell'impianto fotovoltaico, le batterie, compreso anche la macchina, ecco, per quanto riguarda il movimento, perché alla fine tutto si integra. Accomodatevi. Buongiorno, permesso. Allora, lo studio diciamo che prevalentemente si divide in due parti fondamentali. La parte scura, la parte nera, diciamo, che è quella che Franco sta inquadrando in questo momento, che fa da ufficio o da regia. E poi c'è naturalmente invece la parte scenica, che è quella che voi vedete inquadrati, che è questa parte qui colorata, divisa in due parti. Che cosa mostriamo adesso? Beh, a questo punto io direi di mostrare un po' più in dettaglio la parte scenica dello studio. Lo studio da sempre è stato progettato dal mio amico Marco, che non finirò mai di ringraziare, insieme a Franco, ad Andrea e a tanti altri che mi hanno dato energia, amore, competenze, eccetera, eccetera. Comunque Marco ha progettato appunto questi due studi, perché la mia specifica iniziale, il mio sogno, era appunto avere uno studio dedicato al Mi Scappa la Diretta, visto che è una trasmissione che faccio con una certa frequenza, e un altro studio dedicato invece alle interviste oppure alle puntate serali. Questo banco, oltre ad essere un banco dove io mi appoggio, oltre ad avere il monitor, c'è anche tutta la parte audio. Adesso io accendo la ciabatta, perché così c'è anche un po' di illuminazione. Ecco. Quindi qui c'è, diciamo, il cuore della parte audio, perché innanzitutto abbiamo il mixer, ecco, quindi voi magari a volte notate, i più attenti notano che io a volte abbasso lo sguardo, per esempio se ho un colpo di tosse abbasso il mio canale, questo qui è il canale che uso per il mio microfono, quindi lo abbasso, faccio e lo tiro su. Quando ti ricordi. Quando mi ricordo, a volte mi dimentico di tirarlo su e allora l'interruttore dice non si sente, e vabbè. Una delle ultime modifiche fatte è proprio la parte audio della treccia, vedete? Questa treccia qua è quella che collega praticamente il mobiletto della regia mobile, che viene usato sia qui che per il Mi Scappa la Diretta, facendo questa semplice operazione. Non hai capito. Ecco, adesso ci siamo trasformati in Mi Scappa la Diretta. Ecco, accendiamo anche l'effetto luce, ecco qua. E poi l'ultima introduzione è quello che io ho battezzato il mostro, che è appunto il compressore che c'è qui. Lo accendiamo così si vedono anche tutte le lucette. Eccolo qua. Una grande soddisfazione è stata che proprio ieri abbiamo fatto la prima trasmissione utilizzando il mostro e un utente, che secondo me è abituato a queste cose, visto che il suo nome era audio, computer, qualcosa del genere. Suono e computer. Suono e computer, ha detto, ma per caso state usando un compressore? Sì. E questa è stata una bella soddisfazione, perché vuol dire che si è notata la differenza. Ecco, ovviamente qua notate tutti questi fili, non so se la luce è sufficiente per vederli. Comunque ci sono un sacco di cavi che collegano praticamente il compressore al mixer e poi l'uscita principale del compressore naturalmente va al computer numero 1, perché il master out che prima era del mixer ormai non è più lui, cioè il master out del mixer va nell'ingresso di questi due canali stereo del compressore e poi la sua uscita che va all'ingresso del computer principale. E questo è tutto quello che succede dal punto di vista, diciamo, audio. Una cosa carina sono questo, ragazzi. Guarda qui, Franco, ti prego, inquadra questa striscia di LED. Allora, questa è proprio stata la scoperta che abbiamo fatto con Marco durante le prove. Dovete sapere, Marco era collegato via Skype a Milano. Io ero qui in studio, lui mi aveva chiesto di comprare questi LED, anche questi qui, questi bianchi. Questi bianchi servono per fare una sorta di backlight da dietro, che ravvivono un po' l'immagine, per schiarire un po' da dietro. Lo sfondo, sì. Ecco.
E lui mi aveva chiesto di comprare questi LED colorati, ce ne vedete uno qui e uno qui, ce ne sono tre, nei tre fianchi, diciamo. Che fanno il riflesso nella plastichina. Esatto. E io li avevo comprati, la prima idea di Marco era quella proprio di creare una backlight anche colorata, anche perché queste luci possono cambiare di tonalità. Stai inquadrando, vero? Sì. Ecco, vedete, io qua c'ho un telecomando che mi permette di passare dal bianco al giallo, verde, verde più scuro, azzurro, fino ad arrivare addirittura al viola e al rosso. Ecco, io però preferisco tenerlo sempre in azzurro. Ecco qua. Quindi, però poi, mentre io ero in giro per lo studio con queste strisce non ancora appiccicate, perché Marco le metto qui, le metto lì, le metto lì, lui che guardava tramite una telecamera, tramite Skype, da Milano, tutto un tratto mi fa, wow, fermo lì. Ho detto, alto, che succede? Fa, vieni a guardare. Allora, ho chiesto, non mi ricordo se c'era mia sorella, c'era qualcuno in studio con me, ho detto, tienimi sto LED così. Sono andato di là a guardare, vieni Franco, andiamo anche noi di qua. Esatto. E ho scoperto questa cosa, che è quella che ha fatto esclamare, wow, a Marco. Magari in uno studio della Rai o di Mediaset spendono 100.000 euro per fare questo effetto astronave, ecco. Noi invece abbiamo speso semplicemente, non mi ricordo, 12-15 euro, insomma, quanto costa una striscia di LED colorata così, grazie a questo materiale che è un policarbonato, che ha una struttura un po' particolare, sembra nido d'ape, insomma, è fatto in modo un po' strano, c'è questo effetto veramente molto particolare, quindi veramente a costo quasi zero, abbiamo fatto una cosa che in effetti televisivamente, magari sarà una stronzata, però è carino da vedersi, ecco. E questo è un'altra chicca. Poi qualcuno è stato curioso, ah, ma cosa sono quei sassi? Questi qui sono dei sassi che mi ha regalato una mia carissima amica che è venuta a trovarmi, sono dei sassi d'arredamento e io li uso sia per appoggiarci questo logo ligneo, anche questo fatto da Marco, scolpito a mano, ecco. Quindi lo uso così per appoggiare lui, oppure qua lo uso per coprire il trucco della tavoletta che tiene questo monitor. Ma pensa, io ho sempre pensato che c'erano cioè che li usavi per appoggiare. No, il monitor fanno solo scena. Il monitor è fissato. Il monitor, diciamo che tiene. Il monitor è fissato. È appoggiato. E poi ci sono i due cavi che fanno da fermo, che sono belli grossi. C'è il cavo video e il cavo dell'alimentazione con questa fascia in piombo che fanno un po' da fermo, quindi certo non è una cosa molto rigida, però io lo so, non è che vado lì e mi ci appendo, certo. Quindi lui sta bello buono così e finora, insomma, è da un anno. E quindi i sassi sono semplicemente per coprire... Sono una scena, non hanno nessuna funzione meccanica. Però sono belli. Bene, vabbè, intanto scenicamente vi faccio vedere che c'è anche questa bellissima batteria. Visto che io mi diverto, quasi quasi la accenderei, guarda. Ma dai, io sono curioso. Facciamo tre giorni che sono qua, ancora non ho sentito niente. Un po' di rumore, dai. Allora, accendiamo qui. Sì, mettiamo in difficoltà il microfono della GoPro. Ecco, ma tanto, solo che così, cavolo, dimostriamo al pubblico che ci segue quanto sono scarso. Perché io veramente... Ho fatto ancora... Anche questo ci sta, così smettono di commentare. Grande salvo! Ecco, bravo! Adesso vi do l'opportunità di capire quanto sono scarso in qualcosa. Vediamo un po'. È già collegata? Un volume, forse. L'ho accesa? Devi no, forse accendere. Non l'ho ancora accesa. Eh sì, perché di solito mi pare che c'è un LED. Ecco. Vediamo un po'. Non c'è. Sì, ci siamo. Ecco qua. Ragazzi, io qua a volte mi diverto a fare un po' di rumore. Quando c'era anche mio figlio che suona la chitarra, ci siamo divertiti insieme. La prossima volta porto la tastiera, allora. Sono proprio scarsissimo, però mi diverto. Ecco qua. E questa è la batteria, ma non c'entra niente con lo studio, è solo un puro divertimento. Spegniamo perché già proprio... qui veramente molti si convinceranno di quanto sono limitato nel fare certe cose. Ma vorrei imparare, un giorno diventerò un grande batterista, forse. Ok, come ultima cosa per quanto riguarda l'energia, perché sapete che poi le cose sono tutte integrate, io è da 5 mesi che ho questa magnifica macchina elettrica, facciamo un po' di pubblicità con la Nissan Leaf, ecco.
e io è da 5 mesi che ogni volta che passo davanti al rifornimento dove prima facevo, mettevo benzina, circa 20-30 euro a settimana, adesso ogni volta passo da lì e gli faccio, tiè, nulla contro il gestore che è anche una brava persona, lo conosco, una persona simpaticissima, e il gesto naturalmente è alle sette sorelle, a quelli che gestiscono l'energia per muoverci, e invece noi con il sole ricarichiamo questa stupenda macchina con questa presa dedicata che è qui, l'ho messa qua. Qui abbiamo questi due sostegni dove praticamente io appiccico la centralina di controllo della carica della macchina, questi fatti proprio a misura, sì. Metto la spina qui e poi qua, sì, questa è la bocca della macchina per caricare. Basta, e questa è la chiusura del cerchio, quindi indipendenza energetica totale. Spero di non avervi annoiato, ringrazio Franco per tutto quello che ha fatto, ci vorrebbero dei mesi per elencare cosa ha fatto, certo. Avete visto qualche esempio anche in questo video relativamente all'audio, ma non solo questo. Ci vediamo al prossimo tutorial e soprattutto alle prossime dirette. Voi sapete, questi video qui registrati rappresentano meno dell'1% della produzione di Salvo 5.0. Normalmente qui si va sempre e solo in diretta. Rimane secondo me l'unico dettaglio che ancora gli amici non hanno saputo e da scoprire è che colore ha le mutande Salvo, poi per il resto vi ha detto tutto. Varie, a volte sono blu, a volte nere, a volte bianche, a volte grigie. Non pensavo che lo dicessi. Vuoi sapere oggi? Ecco, oggi sono grigie, vedi? Sono grigie. Grigie, oggi sono grigie. Sapete tutto ragazzi, adesso sapete tutto. Ciao a tutti e grazie Franco. Grazie a te, ciao.